Possiamo cominciare. Cari amici, bentrovati. Anche oggi siamo al Kite Lab di Fano, dove andiamo ad incontrare Morena Vitali. Guarda chi c'è. Ciao Morena. Ciao. Allora, oggi raccontiamo la tua storia. Sì. La storia di una fanese doc, che però non vive più a Fano no. da qualche anno. Sì. Di una fanese che ama il mare. Tanto, sì. E che ha deciso di raccontarsi in un romanzo. Sì. Allora, raccontiamo un po' la tua storia. Innanzitutto io darei degli elementi, no? Degli elementi chiave. Io partirei da un tatuaggio che tu hai, sì. che è un fior di loto, che è simbolo di una rinascita. Sì, esatto, la mia rinascita. Il tuo romanzo, il tuo primo romanzo, il romanzo d'esordio, si chiama Rinascere Viva. Allora, raccontiamo questa storia. Ricca di emozioni, ricca di ricordi, sì, tanti sentimenti. I sentimenti, sì, esatto. Possiamo dire che inizia con un bacio della buonanotte? Eh sì, il ricordo più bello della mia infanzia, più dolce, è proprio il bacio della buonanotte che mia mamma puntualmente ogni sera mi dava. Ed è un'emozione, ricordarlo, è un po' come risentirlo, riviverlo. E questo è l'inizio, di questo romanzo. L'ho voluto, ricordare, per enfatizzare, ecco, questa presenza, di mia mamma, che poi viene a mancare. Quindi diciamo che la tua vita inizia a cambiare all'età di 24 anni. Esatto, sì. All'età di 24 anni, questo è sicuramente un aspetto importante, insomma, il ruolo di tua mamma, la figura della tua mamma. Sì. Da lì poi c'è stato un susseguirsi di eventi che tu decidi di raccontare per lasciare una testimonianza, insomma, a chi legge, perché la tua esperenza di vita può essere un'esperienza che accomuna non solo tante donne, ma proprio tante Tante persone. persone, esatto, sì, tante persone, perché è un'esperienza inizialmente di dolore, proprio con la perdita di mia mamma, che segna in qualche modo tutto quello che è poi il cammino futuro che ho intrapreso, e questo poi porta a una serie di eventi, di fallimenti, di panico, di paura, di solitudine in questo percorso. In questa narrazione però, difatti non sempre, insomma, piacevoli, passa però un bel messaggio, deve, vuole passare un messaggio importante di speranza, che è quello della rinascita. Se Sì. vogliamo raccontare un po' il libro, lo possiamo inframmezzare anche con degli aneddoti simpatici, come per esempio il fatto che tu chiami Shakespeare zio. Eh sì, beh, un'altra mia grande passione è sicuramente quella per il teatro, e trovo che una persona che ama tanto il teatro sia veramente legata a un'altra persona con la stessa passione, quindi mi sono permessa, in chiave molto simpatica, ecco, diciamo così, di chiamare William Shakespeare zio, proprio per questo motivo, ecco.
Allora, i capitoli di questo libro, che comunque è un romanzo, quindi si tratta di narrativa, sono inframmezzati da poesie, perché Sì. ogni capitolo si chiude con una poesia. Sì, perché per me la poesia ha rappresentato una valvola di sfogo in tanti momenti dolorosi della mia vita. E ho voluto che in questo libro ci fosse anche la poesia che mi ha aiutata sicuramente. E quindi ogni periodo poi è accompagnato dalla poesia, la poesia che racconta quel periodo, però in chiave poetica, quindi non solo la narrativa, ma anche la poesia. Anche la poesia che si ritrova in un vissuto non facile, questo per fare un riassunto, insomma, generale di quello che possiamo trovare nel tuo libro, insomma, la perdita di una mamma, poi in un'età comunque giovane, 24 anni, si diventa forse più fragili, no? Manca un perno importante nella vita di una persona e si rischia di fare delle scelte azzardate, delle scelte talvolta anche sbagliate. Sì, certo, non consapevoli fino in fondo, questa è una cosa che può capitare e quindi di conseguenza poi vengono altre conseguenze, altre dinamiche non totalmente cercate, non totalmente volute. E quindi questo libro vuole anche un po' insegnare anche a perdonarsi, no? Perdonare e perdonarsi anche perché si sbaglia, siamo esseri umani, sbagliamo. L'importante è cercare di andare avanti, comprendendo l'errore e comprendendo molto noi stessi, soprattutto quello, essere onesti anche con noi stessi. Quindi Rinascere Viva racconta un po', la metamorfosi di una donna, la metamorfosi comunque di una persona, perché il lettore può essere chiunque, in un percorso, ecco, segnato da tappe non sempre facili, che non saremo qua a svelare tutte quante, però si parla di rinascita, si parla di poesia che ritroviamo alla fine, di ogni capitolo, ma di poesia vera e propria, perché quando tu ti prendi cura di te stessa, quando cominci a rinascere, respiri aria nuova, qualcosa di buono poi Certo. arriva. Se dico azzurra, cosa mi dici? Azzurra è la mia gioia più grande, la mia vita adesso è mia figlia che ha Sì. 2 anni ed è, ecco, il mio grande, grande amore. Ecco, poi comunque prima di azzurra è arrivato anche il grande Beh, amore. sì, papà di Azzurra. Sì, Perché poi sicuramente. quando tendi a vedere tutto nero, perché attraversi un periodo non facile, poi però Beh, quando arriva certo. qualcosa di positivo ti accorgi. Tu mi hai detto così al telefono quando Eh ci siamo sì, sentite. sicuramente ti accorgi perché ti dà non lo so, ti dà vita dentro proprio, ti Un dà proprio qualcosa di vita. diverso. Sì, assolutamente. Quindi non si può non sentirla questa cosa, anzi, bisogna sentirla proprio per ritornare a vivere in maniera diversa da come è stato. Proprio per l'esperienza che tu hai vissuto, insomma, di questa mancanza di una mamma, posso chiederti che mamma sei? Che bella domanda. Beh, io mi sento molto mamma, molto. Che mamma sono? Sono la mamma di Azzurra, non lo so, forse me lo dirà lei più avanti, però sento il mio posto con lei, veramente. Sento che quello è il mio posto, mamma di Azzurra. Ok, senti, oggi ti senti una donna vincente, una donna rinata sicuramente, ma ti senti ancora, diciamo, una bambina da consolare o una donna che ha raggiunto e trovato le sue certezze? Più che altro forse ti direi che mi sento.
mi sento e metterei un punto. Quindi sentirsi fa parte di un Sì, percorso in cui ci si ascolta, ci si racconta. Quindi esatto. questo libro è anche catartico, forse per te, Sì. no? Scrivere questo libro è servito anche un po' a purificarsi, possiamo Sì, dirlo? è un'altra consapevolezza, un'altra presa di coscienza. Non è stato neanche facile, anche doloroso in certi momenti, riscriverlo perché è stato riviverlo. Ecco, scriverlo è stato un po' anche come rivivere momenti, emozioni, situazioni, e non è stato facile da un punto di vista emotivo per me. Senti, non vivi più a Fano da diversi anni, che cosa hai messo di Fano in questo libro, se c'è qualcosa? Ma avrei voluto mettere il profumo del mare. Non lo so, forse si sentirà di Fano cosa c'è? Beh, c'è tutto il mio affetto sicuramente, perché Fano è la mia città, è il mio mare, è il mio centro, è tutto, insomma. Posso abitare lontana tanti chilometri, ma Fano è Fano per Quindi ogni volta che ritorni trovi anche un pezzo di cuore che magari è qui. Sì, sicuramente, sì, sicuramente. Allora, questo io l'ho definito come romanzo d'esordio perché so che hai in serbo che cosa? Un continuo, spero, sì, il continuo di questa storia. Cosa vogliamo dire ai futuri lettori del tuo libro? Che cosa si devono aspettare? Una chiacchierata con una persona, un'amica. Spero che possa essere una compagnia. Una forza per qualcuno. Ho scritto questo libro anche per cercare di dare una speranza, una svolta, perché no? Per qualcuno che magari attraversa momenti difficili e non vede quello spiraglio di luce. Spero che questo libro lo sia. Quindi il messaggio che vuole passare è che comunque anche nel tunnel più buio, quello spiraglio di luce ci deve essere, non lo vediamo, ma prima o poi arriva. Chi volesse reperire il tuo libro? Allora, la libreria Mondadori di Fano in centro è stata insomma molto disponibile e quindi il libro sarà sia prenotabile lì che anche insomma esposto, quindi ringrazio particolarmente la proprietaria Francesca Tombari che è stata veramente molto gentile. Senti, cosa che io non ho fatto, vorrei però la facessi tu, visto che abbiamo l'autrice, leggerci una parte dell'introduzione. Sì, come no. Molto, molto volentieri. Rinascere viva è la mia pelle che cambia. Porto sul corpo il segno del cambiamento, il tatuaggio di un fiore di loto, simbolo della rinascita, nel cui gambo è intrecciata la lettera D, l'iniziale del nome di colei che mi fece dono della mia prima vita, mia madre. Da sempre scrivere permette alla mia anima di comunicare la sua interiorità, dando voce a ogni sentimento che provo. Attribuisco grande importanza alla parola anima ed è per questo che la scrivo sempre con la maiuscola. Mettere le parole una di fianco all'altra mi fa prendere coscienza di tutto ciò che timidamente cerco di nascondere. Quando scrivo non ci sono più muri di silenzi e ogni parola è un rumore che risuona nella stanza. Sono nata a Fano, una città piuttosto piccola ma grande per me, in cui ho trascorso molti anni e anche se le scelte che ho fatto mi hanno portata lontano, le mie radici sono sempre lì. Grazie, Io ringrazio Morena, grazie Morena grazie Vitali e dedichiamo questo libro a tutte le anime con la A maiuscola, a te. Sì, alle esatto. anime belle come te. Grazie. Grazie allora per averci seguito, ringraziamo Kite Lab di Fano per l'ospitalità, rivedrete in replica questa puntata e naturalmente anche su tutti i canali social. Noi ci vediamo la prossima settimana, c'è un altro appuntamento con Guarda chi c'è. Ciao! Guarda chi c'è qui con me, guarda chi c'è qui stasera con me, guarda chi c'è qui con me, guarda chi c'è qui stasera con me, guarda chi c'è.
c'è qui con me. Guarda chi c'è qui stasera con me. Guarda chi c'è, c'è qui con me. Guarda chi c'è qui stasera con me. Da generazioni siamo al tuo fianco per costruire e ristrutturare la tua casa. Con passione, esperienza e solidità. Edil Pierantoni. Costruiamo il tuo futuro. Giovanna Machia e Claudio Abbondanzieri facilitano la compravendita di proprietà immobiliari attraverso una vasta rete di agenti altamente qualificati. Professionalità, presenza sul territorio, servizi di alto livello, esperienza. Da 25 anni, la casa giusta per te. 3S Infissi, da oltre 10 anni, produce mobili su misura, infissi e serramenti. La professionalità dei fratelli Davide e Andrea e l'esperienza di Roberto si uniscono per dare vita a infissi sicuri, eleganti e all'avanguardia. 3S Infissi è a Fano con la sua falegnameria di qualità. Con Energia 4.0 accedi al bonus del 75% per sostituzione infissi e del 50% per impianto fotovoltaico.